Ciao ragazzi, qui è Marchettino. Ormai questo è un video tradizionale in questo periodo dell'anno. Infatti ci troviamo al Milano Autoclassica e come al solito ci rifaremo gli occhi nel vedere un po' di supercar, macchine d'epoca importanti come queste che vedete qua dietro, e soprattutto analizzeremo anche la situazione del mercato attuale. Iniziamo subito a farci un bel giretto e insieme a noi oggi c'è anche Vanessa. Ciao. E ragazzi, se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo di mettere like al video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie! Iniziamo subito con pezzi interessanti. Molto bella questa Lamborghini Gallardo prima serie. E poi qui accanto una Scaglietti di questa colorazione, sembra un misto tra un grigio chiaro e uno champagne. Per me questa è una macchina favolosa, ragazzi, macchina estremamente sottovalutata. Guardate che bella anche questa combo. Qui troviamo la figlia e qui la mamma. Guardate che belle che sono. Si sono girate le tipe. A cosa ti riferisci, mamma? Alle macchine, ovviamente. Sono cretino. Questa direi che merita per la configurazione. Anche Vanessa è molto curiosa. Qui abbiamo una 996 targa di una colorazione molto particolare. Questo mix tra celeste e verde acquamarina. Volante in radica, interno chiaro, con dettagli sempre della colorazione esterna. Anche il cerchio in tinta. Uscita così di fabbrica, devo dire che è molto ma molto particolare. Non è male, ha un suo perché, ragazzi. Oh, finalmente vediamo un po' di prezzi. 156.000 km, richiesta 52.000 euro. Non aggiungo altro, ragazzi, direi che questa sigla dice già tutto. Spaziale, BMW M560. Questa potrebbe potenzialmente diventare un'altra M nel mio garage. Vediamo un po' le informazioni. 230.000 km, richiesta 38.000 euro trattabili. Mi dispiace, ma secondo me la cifra è veramente folle rispetto al chilometraggio. E Vanessa ha messo gli occhi su un bel 355, una berlinetta. Vediamo un po' la cifra richiesta per questo esemplare. Chiedono 127.000 euro, 54.000 km e cinghia distribuzione appena sostituita, quindi una spesa piuttosto importante. Volante con l'airbag, quindi si tratta di una 5.2 come la mia, anche se io un bel detailing glielo farei. Guardate qui contro luce la carrozzeria come piena di swirl. Questo alettone esagerato me la copre, ma qui possiamo trovare un Alfa Romeo 4C carina, di questo bianco pastello. La particolarità è che questa macchina è virtualmente nuova. E sì, ragazzi, non sto scherzando, c'ha realmente 600 km. Per curiosità ho provato a chiedere il prezzo e stiamo parlando di 88.000 euro. Cifra che tutto sommato non è folle, perché se aprite vari siti di compravendita di auto potete vedere che sulle 4C la gente chiede cifre che sono veramente senza senso. In tutto ciò mi piange il cuore a vedere una macchina così bella da guidare che non è mai stata guidata nel corso della sua vita. Ragazzi, le macchine, tiratele fuori e godetevele. SLS MG, ragazzi, era da un pezzo che non ne vedevo una. Lamborghini Huracan, fa molto Batman in questa configurazione. Ferrari 599, sempre meraviglioso questo 12 cilindri. Qui abbiamo un 488 pista, un azzurrino con la livrea nera, cerchio dorato, pinza nera, carbonio con interno marrone. Molto bella, finalmente è una pista che si differenzia dalle tante che sono le solite rossa, proprio configurazione base. Proseguiamo la carrellata con testa rossa, un mito, un sebate tutta la vita. Lamborghini Murcielago, spaziale, mamma mia. E lì intravedo, cambio manuale. E lì, ragazzi, possiamo trovare un barcone a me familiare. Qui troviamo la Maybach S680 Virgil Abloh. Io suppongo sia la stessa che ho portato sul canale, perché è l'unica venduta in Italia. Mamma mia, ragazzi, le dimensioni. È veramente impressionante. Ma sapete che con il tempo la 360 mi sta piacendo sempre di più, soprattutto nella colorazione giallo Modena. E poi guardatela, questa è molto particolare perché monta il cerchio optional, scomponibile. All'epoca pochissimi clienti ordinavano la 360 con questo cerchio, secondo me merita veramente tanto. E qui troviamo una vecchia amica, perché questa è esattamente la Ferrari 550 che vi ho portato su YouTube qualche mese fa. E questo, ragazzi, è un oggetto molto interessante. Cayenne Turbo S prima serie. Per avere quasi i suoi 20 anni devo dire che questo esemplare è tenuto molto ma molto bene. Sembra quasi nuovo. E qui, ragazzi, c'è da rifarsi gli occhi. Mamma mia, un Alfa Romeo 8C competizione. Era da un po' che non ne vedevo una. Veramente pezzo superlativo. Questa macchina è un'opera d'arte su ruote, non c'è altro da aggiungere.
proseguiamo con un po' di gloria del passato. In questo caso qui davanti abbiamo una Ford Escort Cosworth Martini, prezzo di richiesta 74.000 euro. Giriamoci qui perché guardate che spettacolo questa Lancia Delta Evo 1, prezzo richiesto 79.000 euro. E per rimanere in tema Lancia Delta, guardate che spettacolo questa maglietta. Infatti la maglietta celebrativa della Lancia Delta insieme a tante altre della mia nuova collezione Icone è disponibile sul mio merchandising. E vi ricordo che mancano ancora circa un paio di settimane al termine del mio contest. Vi ricordo che due fortunati vincitori potranno vincere un giro su una delle mie macchine a vostra scelta. Trovate tutte le informazioni del contest e il link al merchandising nella descrizione video qua sotto e nel commento messo in evidenza. In questo stand possiamo trovare un po' di tori colorati. Iniziamo da questa LPC 550 edizione Balboni, molto particolare perché ha il cambio manuale. Poi guardate qui anche la chicca, cioè la targa della macchina. E poi ragazzi, va bene tutto, fighissimo il colore acquamarina di stoppandino con anche tettuccio sopra in vimini. Questa è una Panda Select, quindi particolare perché ha il cambio automatico, non penso abbia delle cambiate in stile doppia frizione. Però voglio dire, voi li spendereste 6.800 euro? Questa per i papà di famiglie che non vogliono far tardi nel portare figli a scuola è perfetta. Audi RS4, 4.200 vuoto con cambio manuale. Questa possiamo già definirla quasi una Youngtimer, una macchina molto interessante. Qui vabbè, un classico dei classici, un Deltone, molto bella di questa colorazione blu. Qui molto particolare, un 355 Spider in colorazione argento Nürburgring. Non mi fa impazzire la colorazione, però devo dire che è molto elegante. Rolls-Royce Wraith, sul suolo italico non se ne vedono molti, quindi penso che questa meriti un piccolo focus, anche per la configurazione, perché diciamocelo, non è proprio da Rolls-Royce. Parliamo di un bicolore, nero opaco, nero lucido, con il cerchio nero e guardate anche qui, pinze color lime, stessa cosa anche per il logo. Diciamo che questa cosa posso capirla solo se l'ex proprietario poteva essere Gianluca Vacchi o qualche calciatore con più soldi che buon gusto. Qui abbiamo anche un po' di informazioni. La richiesta è 169.000, guardate, 108.000 km. Chiunque l'ha utilizzata, veramente complimenti, perché questa Rolls l'ha sfruttata come si deve. Questa è possibilmente una delle Huracan più ignoranti mai fatte. STO, poi giriamoci qui. Classe G, Brabus, V12, una roba alla Cristiano Ronaldo in pratica. Guardate anche il muso, tutto in carbonio, questo è veramente esagerato, non rientra nei miei canoni. Però devo dire che qui dal vivo fa veramente impressione questo scatolone tamarrissimo. E basta ragazzi, il mio sorriso me la dice lunga, penso che questo vano motore l'abbiate riconosciuto. Eh sì, sua maestà, l'F40. Anche questa è una macchina virtualmente nuova, perché stiamo parlando di un esemplare che ha appena 1400 km al suo attivo, con ancora le sue gomme di primo equipaggiamento. Questa è una macchina praticamente in condizioni dal museo, forse neanche al museo Ferrari a Maranello hanno pezzi così particolari. Mamma mia ragazzi, la mia macchina preferita in condizioni di nuovo. Qui abbiamo un SF90 grigia che praticamente qui accanto non la si nota neanche. Macchina con 1000 cavalli, va il triplo di un F40, ma scusate, per me esiste solamente lei. Guardate, adesso ci aprono la macchina, è veramente impressionante ragazzi, quando dico che questa macchina è letteralmente nuova. E quando parlavo dei chilometri, non scherzavo, guardate qui, 1399 chilometri. Pazzesco, questa macchina è una capsula del tempo. Il mercato dell'F40 è pazzesco, una macchina che con il tempo non può far altro che salire a mio avviso. Forse è una delle Ferrari più iconiche di sempre, insieme alla 250 GTO. È il prezzo per portarsi a casa un sogno come questo. Stiamo parlando di un F40 che non trovate tutti i giorni in queste condizioni. Bene, parliamo di oltre 3 milioni di euro. Non vi dico il prezzo esatto perché l'oggetto è particolare, la macchina è ancora in vendita e la trattativa è riservata. Guardate che prospettiva meravigliosa. Andiamo dietro l'F40, qui troviamo un 488 pista col cartello venduta. Qui in fiera qualcosina vedo in movimento. Parliamo di un esemplare con appena 1300 km, quindi come l'F40, macchina mai utilizzata. Chiaramente il prezzo esposto non c'è più, ma mi è stato detto che è stata venduta ben 470.000 euro. Porsche GT3 RS col pacchetto Weissach.
anch'essa venduta, ragazzi. Siamo solamente al primo giorno di fiera. Sono un po' sorpreso di vedere certi macchinoni con prezzi importanti già venduti nel venerdì, cioè da poche ore dall'apertura della fiera. La Ferrari 360 ha sempre un suo perché, soprattutto se è configurata così divinamente e con il cambio manuale. Andiamo a vedere un po' la richiesta. Per questo esemplare stiamo parlando di un 2001, quindi un fine serie, 42.000 km, richiesta 138.000 euro. Curioso anche di vedere la richiesta di questo F430, parliamo di un 2009, anche questo fine serie, 45.000 km, richiesta 132.000 euro. 130.000 km, 34.000 euro per lei, l'Alfa 147 GTA. Non posso negare il fatto che la GTA è una macchina che sta diventando da collezionismo, è un modello particolare. Onestamente, tutti sti soldi per un esemplare che comunque è un po' chilometrato, è modificato perché è completamente riverniciato d'arancione con dei pezzi neanche suoi originali, come ad esempio i fari, l'impianto di scarico. Ecco, qui ci sono certe macchine che hanno dei prezzi che non hanno proprio senso di esistere. Non male questo stand, qui troviamo un Lamborghini Murciélago prima serie cambio manuale, una Lamborghini Diablo, a seguire una Ferrari F12 berlinetta, una Ferrari 599 nera col cerchio nero. No, non è carboceramico, c'è i freni in acciaio piccolissimi, ragazzi. Avevo provato un po' di tempo fa una 599 con i freni in acciaio e quell'impianto frenante, definirlo terribile e riduttivo. Ragazzi, ho trovato una 430 Scuderia. Ah no, questa è la 500 Abarth tributo Ferrari, che tra l'altro, ridendo e scherzando, Scuderia oggi non ancora trovate qui nei padiglioni in vendita, ma in realtà la sto cercando, ragazzi. Potrei anche potenzialmente mettere in vendita l'F430 qualora trovassi l'esemplare che ritengo perfetto per me. Questo Range Rover dell'87 è a dir poco stupendo, però volevo farvi vedere una cosa, oltre al prezzo, 43.000 euro. Piaceva anche a Berlusconi, che tempi! Che tra l'altro Berlusconi all'epoca ne aveva uno veramente, presumo tutto blindato. E ragazzi, se volete viaggiare con una signora macchina, un salotto su ruote, al prezzo di una utilitaria, io penso che lei, la Mercedes CL500, sia a dir poco perfetta. In questo caso stiamo parlando di un esemplare del 99 con 78.000 km, richiesta 19.000 euro. Le Mercedes di questi anni, ragazzi, sono dei carro armati, sia come affidabilità, ma anche qualità costruttiva. Secondo me questa macchina ha veramente un buon rapporto qualità-prezzo. E se volete esagerare, c'è lei. Parliamo sempre di una Mercedes CL, però in questo caso si tratta della 600, 84.000 km, il prezzo non c'è, però ragazzi vi posso garantire che questa all'epoca era la regina dell'autobahn. Che macchina meravigliosa. Qui troviamo una 612 Scaglietti, lo ammetto, rosso non è la sua colorazione. Richiesta importante, parliamo di 280.000 euro e adesso vi spiego il perché. Guardate lì, questo è un rarissimo esemplare con cambio manuale. Penso sia la prima Scaglietti manuale che vedo dal vivo. Effettivamente una Scaglietti con manuale non la comprendo, perché questa è una GT, una macchina fatta per viaggiare comodi e... no, non lo so, non sono sicuro del manuale su sta macchina, ma è sicuramente un oggetto molto raro e particolare. Qui abbiamo Hulk Mercedes AMG GTR, prezzo di richiesta 182.000 euro. Qui troviamo la nuova Mercedes SL, non è male, sembra più un AMG GT Cabrio, però devo dire che stilisticamente parlando non è brutta, poi con anche la capote in tela, fa molto old style. Qui un altro grande futuro classico di Mercedes, l'SLR McLaren, prezzo di richiesta per questo esemplare 335.000 euro. Bella la combo, nera con l'interno tutto rosso. Qui altri 488 pista, ma di 430 Scuderia non c'è traccia, guardate il prezzo richiesto. Qui parliamo di ben 580.000 euro. Mi voglio soffermare un attimo su questo duo di 993. Iniziamo da questa, si tratta di una 993 4S del 96, 101.000 km, prezzo di richiesta 135.000 euro. Qui troviamo il sacro graal delle 993, Turbona S del 98, 58.000 km, trattativa riservata. Cioè, ma seriamente, tutti questi soldi per una 993 che non è neanche turbo? Io penso che su certi modelli, soprattutto le 993 lisce, si stanno raggiungendo dei prezzi che non hanno assolutamente senso. Se consideriamo che all'epoca la 993 turbo era la diretta rivale della 355, praticamente oggi un Carrera S o Carrera 4S costa come un 355 e le turbo costano ancora di più. Tutto ciò non ha senso. Quando si tratta di classe G, Vanessa è sempre lì in prima linea ad osservarlo. Madonna, che bello! È figo, sì, però almeno abbiamo la scusa che non possiamo prenderlo perché in garage non ci sta, mi dispiace. Non importa, lo lasciamo fuori. nella foresta, nel bosco.
Comunque prezzo di richiesta 165.000 euro a ben 45.000 km. Coraggioso a fare tutta sta strada con un autobus. Io non so dove ci giri perché è veramente scomodo all'ennesima potenza. E adesso ragazzi mi sa che appena la gente inizia ad andare via, non mi vede più nessuno, inizio a smontare un po' di pezzi da questo 355 Challenge. Che macchina meravigliosa, ma voi che ne pensate se conciassi così anche la mia? A parte che alcuni pezzi sono introvabili, come ad esempio quest'ala in carbonio. Già la griglia Challenge si può trovare, ancora ordinabile. Qui abbiamo anche degli OZ in magnesio da corso, ma poi che spettacolo con tutta la livrea degli sponsor. Qui troviamo volante a tre razze senza airbag, sedili da corsa, roll bar, che meraviglia. Io la mia 355 la reputo già una gran figata da guidare, non vi nascondo che mi piacerebbe tantissimo mettere le mani su una di queste. Questa non mi aspettavo di vederla qui in fiera e temo proprio che non sia in vendita. Qui davanti abbiamo la regina di Le Mans, la Ferrari 499P, che quest'anno ho avuto l'occasione di vedere correre dal vivo. Guardate che spettacolo, c'è ancora tutti i segni della gara, l'usura, la sporcizia. Questa è una Ferrari che ha segnato la storia ed è anche giusto che venga lasciata con ancora tutti i segni della corsa. Inoltre ragazzi ho bisogno del vostro aiuto. Budget 10-15 mila euro. Prossimo anno, una volta che ho finito di restaurare la 500, voglio portare a casa un'altra macchina per divertirmi, sistemarlo un po', ma diciamo non ai livelli della 500 d'epoca. Quindi con questo budget datemi qualche consiglio. Qui abbiamo non uno ma ben due 12 cilindri teutonici. Iniziamo da questa, devo andare indietro perché è mastodontica. Mercedes G65 AMG. Vediamo un pochino le informazioni. È un 2017, 35.000 km, richiesta 195.000 euro. Classeggiano sempre dei prezzi allucinanti. Qui, ma guardate che capolavoro questo vanomotore. Mi mette tristezza pensare che da qui a qualche anno non vedremo più motorizzazioni del genere. E qui stiamo parlando di un 2006, anch'essa con 35.000 km, prezzo richiesto 120.000 euro. Configurazione veramente deliziosa. Blu con questo interno chiaro. Che spettacolo di macchina, ragazzi. Mi sarebbe piaciuto sapere la richiesta di questa Maserati Spider cambio corsa, una cabra italiana veramente sfiziosa con motore V8, ma come potete vedere, venduta. Ok ragazzi, di questa ve ne devo parlare perché è la prima che vedo nella mia vita. In sostanza questa macchina nasce per celebrare la prima vittoria del team McLaren Mercedes in Formula 1 dopo mezzo secolo. Come potete vedere la macchina è basata sulla Mercedes classe A 160, quindi di motore non è che sotto si nasconde chissà cosa. E questa macchina è limitata in 250 esemplari ed è caratterizzata in primis da questa livrea. Come potete vedere non è una pellicola, questo è tutto verniciato. Sopra possiamo trovare la scritta Häkkinen, pilota dell'epoca, il cerchio è AMG. Qui vicino possiamo notare meglio il dettaglio della vernice che va a sfumare dall'argento al nero. Anche l'impianto di scarico è firmato AMG. Il prezzo non è esposto, ma la mia curiosità verso questo oggetto bizzarro mi ha portato a chiederla e parliamo di 25.000 euro. Obiettivamente, se volete portare a casa una Mercedes strana, in tiratura limitata, AMG, tutto sommato devo dire che la richiesta non è così folle. Ve la mettete in garage, ve la dimenticate, forse un giorno potete anche venderla guadagnandoci qualcosina. Anche se io rimango dell'idea, se una macchina volete comprarla, fatelo in primis per la passione. Posso capire che in tanti dicono, voglio comprare una macchina, ma non ci voglio perdere soldi. Ci sta come ragionamento, però in primis tutti questi acquisti devono essere dettati dal cuore e non dalla voglia di speculare e guadagnarci a tutti i costi. Qui un po' di macchine iniziano a essere coperte, peccato perché questo è un 456, guardate lì che colorazione, verde bottiglia, stupendo. Qui troviamo una Porsche Boxster S prima serie, cabrio molto sfiziosa, prezzo di richiesta ben 33.000 euro, interno completamente in pelle nera e per fortuna troviamo il cambio manuale. Il signore lì è perplesso dal prezzo, ma lo sono anch'io perché obiettivamente quella era una macchina che fino a qualche anno fa costava la metà, forse anche qualcosa meno. Ho fatto una ricerca online molto veloce ed effettivamente soprattutto all'estero si possono trovare Boxster S come quella a cifre sensibilmente più basse. Mi chiedo, ma qualcuno le compra davvero quelle cifre? Prima c'era la 456 coperta ed effettivamente Vanessa mi ha fatto notare una cosa. Ma perché le coprono? Non riesco a capire, non piove, siamo al coperto. Magari c'è qualche buco sul tetto. Non lo so, ma è assurdo. Effettivamente domani c'è anche la fiera, quindi sì, cosa stai a coprirle? C'è per un po' di polvere.
Detto questo, che idea mi sono fatto oggi qui in fiera? Beh, in primis è stato veramente bello fare un giro qui in tutti gli stand e vedere chicche che difficilmente riusciamo a vedere per strada. Secondo, i prezzi. Sapevo già che mi sarei dovuto aspettare prezzi pazzi e così è stato. Salvo alcune macchine che secondo me avevano anche prezzi onesti, però devo dire che la stragrande maggioranza di macchine qui esposte hanno dei prezzi che io reputo fuori mercato. Mi ha sorpreso vedere alcuni esemplari di fascia veramente alta, già con il cartello venduto, e siamo al venerdì, il primo giorno di fiera. Su macchine di fasce decisamente più basse vedo dei prezzi che non sono giustificati e secondo me rimarranno lì a lungo a prendere polvere. Detto questo, ragazzi, sarebbe anche ora di finire con questa speculazione scellerata, perché ormai non sembra più un mercato dell'auto ma sembra di stare in borsa. Io dal Milano Autoclassica vi saluto e ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao ciao.